Eccoci qua, buongiorno a tutti, buona seconda domenica di Avvento, buona domenica anche a te Don Pasquale. Buona domenica a te, ancora buona domenica a tutti. Allora, ci incamminiamo in questo percorso che ci porta al Natale, noi ci stiamo ricaricando, ma mi raccomando non abbassate la guardia perché ci sembra questo sole che in certe giornate di dicembre ci accompagna, ci sembra che tutto sia finito, in realtà l'emergenza c'è ancora, quindi mi raccomando. Osserviamo sempre le regole in modo tale che fra poco, fra qualche giorno, si spera, insomma, ci sentiamo tutti un po' più liberi, è vero, Don? Prudenza e osservanza delle regole devono essere un po' i pilastri fondamentali di questi giorni che stiamo passando. Non possiamo, ecco, lasciarci passare sopra, ecco, queste indicazioni che non solo il governo ma anche la Chiesa ci dà per le nostre celebrazioni. Siamo in attesa del Natale. Lo attendiamo in una maniera speciale, però Natale arriverà e con il Natale arriverà anche a nascere nella nostra vita una speranza nuova che è già resurrezione per noi. E quest'anno Gesù non arriverà come sempre a mezzanotte, anche perché insomma sappiamo tutti che è già nato Gesù e non ci facciamo quindi condizionare da questo limite imposto dall'emergenza, perché non vuol dire assolutamente niente. Don Pasquale, dici la tua a proposito. Ricordiamo l'incarnazione storica di Gesù, il fatto che la nostra fede è carne, quindi deve tener conto della carne, anche il Vescovo ce l'ha ricordato. Ecco, prima di salvare la pratica bisogna salvare i praticanti. Questo dice, ecco, un grande senso di responsabilità verso la vita. Una vita che noi abbiamo ricevuto dal Signore come dono e che dobbiamo custodire, non possiamo sperperare. In questi giorni stiamo sentendo tante cose, no? Tante novità riguardo anche al nostro modo di poter celebrare il prossimo Natale. Mi riferisco specialmente agli orari di celebrazione della messa della notte di Natale, che in genere, ecco, fino agli anni passati era intorno alla mezzanotte. Quest'anno invece si deve anticipare, ma ancora una volta il problema non deve essere l'orario, perché non ci lasciamo condizionare da questo. È vero, si tratta di una veglia e una veglia si deve fare nella notte, però stiamo vivendo una notte che non è solamente temporale, fatta di buio, fatta di oscurità esterna. Stiamo vivendo una notte storica, una notte generale, nella quale noi siamo chiamati a risplendere come astri nel mondo, ci dice il Vangelo. E quindi quello che noi vogliamo fare, quello che noi dobbiamo fare, cristiani impegnati a sostenere la vita in ogni sua forma e quindi anche a proteggerla e a tutelarla secondo quello che noi possiamo fare in base alla nostra disponibilità. Quindi non perdiamo di vista il vero senso cristiano, quello che stiamo celebrando. Allora, del Natale, a proposito del Natale. Don Pasquale, tu lo sai che mentre noi ci facciamo queste due chiacchiere, ci sono tante mamme e tante nonne a casa che girano piano piano il mestolo nel ragù, pronti per il pranzo della domenica. E ti volevo chiedere, tanto ormai lo sappiamo tutti, la vita, il viaggio è una metafora della nostra vita, nella quale tutti noi abbiamo bene o male un obiettivo da raggiungere e guardiamo ad una stella. Quale può essere una stella per noi? Qualcosa da seguire? Qualcuno da seguire? Sì, può essere tutto questo. Quando mi parlavi un po' di stella, io subito ho fatto riferimento col pensiero a quello che Papa Benedetto diceva ai giovani raccolti a Colonia durante la GMG nell'agosto del 2015, che aveva proprio come punto di riferimento il cammino dei magi, che si sono lasciati guidare da una stella e alla fine hanno trovato il Figlio di Dio, colui che doveva essere adorato. Quindi la stella polare, la stella cometa, è una stella che indica il cammino. Però è stato bello come Papa Benedetto abbia indicato ai giovani anche alcune domande, alcuni interrogativi vitali, fondamentali, che devono orientare la loro esperienza umana e cristiana, perché delle domande, anche le domande possono fungere da stelle, possono fungere cioè da motori del nostro cammino. Dove trovo i criteri per impostare bene la mia vita? Dove trovo i criteri per impostare cristianamente, ancor più umanamente, la società in cui abito? Come fare per abitare correttamente, secondo lo spirito di Gesù, la mia città?
Ecco, a chi mi devo affidare? Su quali potenzialità posso contare? Sono tutte delle domande stelle che rappresentano per noi degli orientamenti e alla fine, con l'aiuto del Signore, presentandoci continuamente a Lui, facendo leva sulla Sua parola, possiamo trovare le risposte giuste per crearci e per diventare sempre più come Lui. E questo potrebbe essere il tempo giusto, propizio per riflettere proprio su questo, affinché non sia sprecato questo tempo che stiamo vivendo per la maggior parte in casa, ecco, con la famiglia, con i figli, un tempo che ci tiene in bilico, però c'è sempre qualcosa da progettare. Queste, accumulare le idee proprio in questo periodo per usarle bene in futuro, questo potrebbe essere anche un bel suggerimento. Allora, noi a questo proposito abbiamo recuperato un caffè di Paolo Pugni, fresco fresco. Paolo, lo sapete, ha un canale social, quindi un canale YouTube dove trovare tutti i caffè, perché in queste 2 settimane non l'abbiamo proposto e qualcuno si è lamentato, effettivamente spinge alla riflessione. Lo ascoltiamo adesso perché parla proprio di stelle. Don Pasquale, orecchio. Ascoltiamo. Qual è il tuo viaggio? Qual è la tua stella? Qual è la tua guida? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ho iniziato a leggere anche questo libro. Luigi Maria Ipicoco, spero che l'accento sia giusto, La stella, il cammino e il bambino. È un viaggio con i re magi per capire qualcosa di più di questo tempo che sta per arrivare. E come sempre, il viaggio è già di suo una metafora, e insieme ai re magi può essere una metafora ancora più interessante. E proprio nel primo capitolo la domanda è quella: qual è il tuo viaggio? E soprattutto, qual è la tua stella? Cosa vuol dire avere una stella? Beh, innanzitutto vuol dire avere alzato lo sguardo, avere uno sguardo che ci permette di andare più in alto, di superare le piccole cose della quotidianità, di dedicare del tempo a qualcosa che ci permetta di andare oltre, di essere capaci di guardare più in profondità nelle cose di tutti i giorni, parole forse che stanno rincorrendosi l'una con l'altra, ma quando hai tante idee e le metti insieme, alla fine le cose assumono pian piano un quadro, così come i pezzi di un puzzle che apparentemente non dicono nulla, ma quando sono messi insieme danno un quadro molto più ampio. Ad esempio, un libro che sto leggendo sull'età della mente spiega proprio come per i bambini piccoli questo sia fondamentale: accumulare tante idee che poi nella notte riescono a riordinare per poter in futuro saper usare la lingua, le parole, le immagini, i ricordi in maniera totalmente efficace. Le nostre stelle quali sono? Quali sono state? Quale possiamo ancora recuperare? E il nostro viaggio qual è? Verso quale direzione lo stiamo spingendo? Ma c'è di più, qual è il bambino che andiamo a trovare? Perché ognuno di noi ha in cura un bambino, che può essere se stesso o quell'amico particolare, il figlio, il coniuge, qualcuno dei colleghi, qualcuno dei clienti, perché no? Qualcuno del quale prendersi cura in modo particolare. E qui lascio spazio ad alcune righe di questo libro che sintetizzano in maniera molto più efficace di me quello che intendo dire. Il bambino è attesa di vita. Non avere un bambino significa non avere vita che ti aspetta. E la vita che ti aspetta non è per forza un figlio, ma sicuramente qualcuno che ti è affidato perché tu ne abbia cura. Chi ci è stato affidato perché ne abbiamo cura? A chi dobbiamo prestare la nostra attenzione per poter in qualche modo anche spiegare il nostro viaggio e essere illuminati in maniera corretta dalla nostra stella? Buongiorno e buon caffè a tutti. Ecco, e noi ringraziamo Paolo Pugni, che in questo caso è stato la nostra stella. Don Pasquale faceva riferimento ai re magi, tu l'hai fatto prima, quindi ci ritroviamo in questo viaggio a seguirli per capire come vivere questo tempo. Magari qualcuno ha bisogno di noi quando abbiamo la possibilità di essere d'aiuto. È vero, anche noi possiamo essere delle stelle per qualcuno, forse in una maniera inconsapevole, a volte non ce ne rendiamo conto. Ma quanto bene può fare una nostra parola di vicinanza, un nostro gesto di tenerezza. Papa Francesco ce lo ricorda sempre con la sua enciclica dei gesti, stare vicini alle persone in modo che loro ci possano vedere anche come dei pallidi punti di riferimento, perché l'unico punto di riferimento da tenere sempre presente dentro e fuori di noi è il Signore Gesù e la sua parola.
A lui dobbiamo puntare e lui anche è la nostra stella, perché paradossalmente la stella e la meta per noi coincidono. E quindi questo è molto bello perché dice questo carattere speciale del nostro attendere il Signore, del nostro fare avvento, che è un tempo di avvicinamento. Avvento significa avvicinarsi a qualcosa, ancora di più avvicinarsi a qualcuno. Il Signore si avvicina a noi. E in questa seconda domenica di Avvento lo scopriamo nella prima lettura, per esempio. Il Signore si avvicina a noi con la consolazione che ci dà in mezzo alle nostre tribolazioni e noi ci avviciniamo a Lui con la conversione, il sì, che è la nostra risposta sincera all'appello che Lui ci fa sempre. Ecco, oggi più che mai dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri ed è un tempo favorevole. Don Pasquale, fra 2 giorni c'è la nostra festa, una festa che tutti i cristiani celebrano ed è l'Immacolata Concezione. Però quest'anno sarà svolta in maniera diversa per quanto riguarda il Papa. Papa Francesco, sappiamo, insomma, ogni anno si reca in Piazza di Spagna per rendere omaggio alla Madonna con i fiori. Quest'anno invece compirà un atto di devozione privato affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e tanti malati in ogni parte del mondo. E proprio perché c'è sempre il rischio di contagio provocato da assembramenti, quindi devozione privata facciamolo anche noi nel nostro piccolo. Sì, abbiamo anche Maria come punto di riferimento durante il nostro cammino di avvicinamento al Natale. San Bernardo scriveva in una sua preghiera appunto questo: Respice stellam, guarda la stella e invoca Maria. Quindi lei per noi diventi ecco, il conduttore, la conduttrice preferenziale che ci porta davanti alla grotta di Betlemme a contemplare il grande mistero di Dio che si fa uomo. A mostrarci la stella. Allora, Don Pasquale, Paolo Pugni citava anche un libro, La stella, il cammino, il bambino di Don Luigi Maria Epicoco. Noi lo sentiremo anche durante la prossima intervista che realizzerò, farò subito dopo la nostra pausa pubblicitaria. Io ti ringrazio per questo, ti ringrazio per questa tua incursione, ovviamente, in ricomincio da te. Grazie di cuore da parte di tutti e ci ritroviamo domenica prossima. Grazie a te, ancora buona domenica e buon proseguimento di cammino d'avvento. Anche a te.